Un nuovo murales è in fase di conclusione alla Casa Protetta Gala Placidia. L'idea artistica, nata diversi anni fa in collaborazione con la circoscrizione seconda, partita con l'abbellimento di pareti esterne della struttura per anziani, negli ultimi anni ha visto la continuità del progetto con uno dei laboratori creativi di Lavori in Comune, grazie alla partecipazione e al coinvolgimento di alcuni adolescenti per abbellire le stanze interne della struttura. Quest'anno si è deciso di decorare le pareti della palestra per dare armonia ai luoghi di cui gli anziani dei centri residenziali diurni usufruiscono per vari servizi inerenti anche alla riabilitazione. Quanto ci è voluto per realizzarlo? Abbiamo più o meno fatto la base dal disegno in 2 ore, abbiamo fatto tutti i tratti con la matita e oggi abbiamo iniziato a dipingere con il pennello e l'acrilico, stiamo ancora finendo. Come vi siete divisi i compiti per questo progetto? Allora, ci siamo divisi in gruppi, ognuno ha iniziato a disegnare con le matite colorate una parte del disegno. Infatti, prima abbiamo costruito una griglia molto grande per avere una visione del quadro generale dell'opera, perché insomma, quando si disegna su spazi molto grandi bisogna avere un punto di riferimento. Quindi abbiamo impostato una griglia. Poi abbiamo disegnato tutto con le matite colorate. Infine abbiamo colorato tutta l'opera con delle spugnette e dell'acrilico. Infine abbiamo ripassato con il pennello e il colore nero tutte le linee guida del dipinto. Le rappresentazioni dove sono state tratte? Sono state tratte da questo libro che si chiama Si può essere giovani almeno 2 volte di Quentin Blake, illustrato da Quentin Blake, che è l'illustratore che è famoso per aver illustrato Roald Dahl, che stavolta si è cimentato nel suo primo ed unico lavoro per anziani. Infatti dice il libro è dai 60 anni in su. Ed è anche l'unico caso praticamente di libro illustrato dedicato alla terza età. Di oltre i 300 libri illustrati da lui, che è molto bello perché rappresenta anziani che fanno un po' di tutte le cose. In questo caso suonano, questo qua è una delle rappresentazioni che abbiamo preso e questa è l'altra. Poi lui ovviamente ha un tratto molto scarabocchiato, così che non è facilissimo da riportare tale quale, acquerellato, sono disegni molto veloci. Noi invece l'abbiamo fatti, insomma, l'abbiamo riportati, è tratto da, è ispirato, anche perché abbiamo cambiato i colori un pochino, abbiamo aggiunto un gatto.